Detto questo, per quanto mi riguarda, riprendendo sempre l'esempio dei call center, che è quello che ti dico, i call center secondo me sono, nella maggior parte dei casi, sono delle società illegali abusive. Abusive perché in fondo il call center cosa produce? Il call center nella maggior parte dei casi non è gestito direttamente da Vodafone, da TIM, da Wind, viene gestito da società esterne, che tengono i lavoratori per fare. Però il lavoratore cosa risponde? Risponde TIM, risponde Wind. Cos'è l'incentivo pensare? Che le società che assumono i lavoratori in realtà non sono delle vere e proprie imprese in senso classico, ma sono degli intermediari, cioè assumono il personale per conto degli altri. Questo schema, per poter oggi in Italia definire questo schema illegale, bisogna andare dal giudice a farlo dichiarare illegale. E poi arriviamo a un passaggio fondamentale, che è quello della speculazione. Cioè, nel fine conti, io perché devo essere assunto da te quando io lavoro e rispondo per un conto tuo? Quindi abbiamo le nostre società che producono utili e profitti, i lavoratori che sono precari. Allora ci rendiamo conto che sono queste le problematiche che il governo ci dovrebbe affrontare, che non c'entra nulla né con l'ideologia di destra e né con l'ideologia di sinistra, noi ci prendono continuamente in giro. E il nostro ministro del lavoro Sacconi che cosa fa? Anziché affrontare questo tipo di crisi, anziché affrontare il problema della Fiat, io ricordo, cioè mi metterei prima se non dovessi piangere, una dichiarazione di Sacconi in un articolo di giornale, il nostro ministro del lavoro, cioè colui che dovrebbe occuparsi delle politiche del lavoro in Italia. Noi non ci siamo a livello di disoccupazione spaventoso, Marchionne minaccia continuamente, lo sta facendo riportare definitivamente l'industria dell'auto fuori dall'Italia. Allora io mi aspetto che nelle dichiarazioni di articoli di giornale mi sia come si preoccupi dei posti di lavoro. Invece la preoccupazione di Sacconi è il futuro dell'auto. Sacconi è quello che vuole eliminare tutti quei diritti che i nostri genitori hanno conquistato con anni di lotta. Guardate che quando io dico con anni di lotta, non intendo dire la manifestazione basta, ci sono persone che sono morte, oggi è la festa dei lavoratori. La festa dei lavoratori è una commemorazione rispetto a uno scontro che si è per la prima volta a Chicago, dove morirono dei lavoratori, dove restarono feriti anche altri lavoratori manifestanti. Questa cosa si è ripetuta nel corso della storia. Quindi rendiamoci conto che tutto quello che abbiamo così che oggi vogliono politici è nato, diciamo, si è sviluppato dal passaggio di determinate persone. Voi siete giovanissimi e adesso vi state chiedendo noi allora che cosa possiamo fare. Allora, anzitutto essere molto più vigili e attivi oggi, perché oggi è un momento storico importante di transizione, perché le crisi sono sempre quelle che consentono il passaggio comunque sempre ad un'epoca migliore, perché noi siamo arrivati in Italia ad un grande livello di degrado, era ovvio che si fosse arrivasse, diciamo, a questo punto. Adesso noi siamo in una fase storica importante che probabilmente i nostri figli leggeranno le libri di scuola. E quindi noi adesso dovremmo anzitutto cercare di tenerli informati, ma informati stando attenti a quello che si dice, perché lì dove voi non capite la notizia non è perché non siete bravi voi, ma è perché molto spesso ciò che si dice è irrazionale, la politica molto spesso è irrazionale. Quindi dovete stare attenti a capire che da un lato c'è l'impresa, da un lato ci sono i lavoratori, dall'altro lato ci sono gli speculatori, che sono coloro come i vampiri che succhiano sangue alla nostra società. La politica si deve occupare dell'impresa e dei lavoratori. La speculazione è anticostituzionale perché non c'è scritto da nessuna parte che la finanza debba arricchirsi sulle spalle dei cittadini, quindi è anticostituzionale. State attenti anche al fatto che oggi si parla delle modifiche della nostra Costituzione, ma questo non significa assolutamente nulla, perché oggi loro stanno massacrando la nostra Costituzione di fatto, stanno violando i nostri principi di Costituzione di fatto. Adesso tutti ritornando e chiudendo, per non stare anche troppo, noi oggi dobbiamo pensare a come costruire domani il nostro futuro. Cioè, oggi la situazione di crisi è questa. Oggi noi dobbiamo avere chiaro in testa che cos'è che ha determinato questo stato di cose e pretendere alla nuova politica, se ci sarà questa nuova politica, come te la loro sembra, diciamo, essere diventato praticamente l'unico punto di riferimento, lo dico non perché ne faccio parte, ma proprio perché non vedo anche da parte di altri partiti politici di sinistra delle prese di posizione forti contro questo sistema. Dovete prendere dalla politica
con un programma chiaro che spieghi come superare queste cose, perché questa non è assolutamente teoria, questa è pratica. Siamo stanchi, soprattutto noi giovani, di dover vivere in un'incertezza, guardate che proprio la mia generazione è quella che sta subendo il massacro, perché quando io mi sono laureata o quando io facevo un percorso di studio, tutto immaginavo, tranne che nel frattempo che io stessi studiando c'era qualcuno che stava rubando il mio futuro. Non è che quando siete laureati e c'è un problema, ok, oggi mi occupo del futuro, ma è tardi, dovete pensarci adesso e interessarvi adesso attivamente alla vita politica. E soprattutto due sono i campi di riforma essenziali per quanto mi riguarda: quello del sistema pensionistico e quello del lavoro e quello dell'impresa. Perché è inutile che noi continuiamo a parlare, è inutile anche che noi spostiamo i soldi dal settore militare al settore dell'istruzione, perché poi è debito pubblico comunque, noi oggi soldi li mettiamo, non è che ci sono i soldi, non ci sono. Questo qua. Quindi bisogna ritornare a pretendere che l'Italia si ricominci di nuovo a produrre seriamente, a fare impresa seriamente, per creare quel valore aggiunto, per fare ricircolare il denaro derivante dall'economia reale in Italia, ricreare posti di lavoro e alimentare il sistema pensionistico. Se non avviene questo, l'Italia non cambierà mai, né con la destra, né con la sinistra, né con il centro, né, non lo so, con il partito dei galieri che nel 2012 sceglieranno sulla terra per salvarci tutti quanti, non ci salverà nessuno, oggi o non esiste assolutamente niente. E voglio chiudere proprio con questa cosa del 2012, ovviamente mai a qua non c'è più niente. Nel 2012 accadrà una cosa ben precisa: siccome gli stati si sono indebitati, nel 2008 c'è stata una grossa crisi finanziaria, le grosse aziende non avevano soldi, banche fallite, un sistema immobiliare speculativo sostanzialmente portato avanti dai soliti delinquenti. Nel 2008 che si è detto, bene, già abbiamo il debito, adesso ci sono tutte queste aziende e imprese in crisi, rifinanziamo tutto quanto, ma lo facciamo con i debiti, è come nelle famiglie. Se una famiglia ha un debito, giusto? Perché c'è il padre che va a giocare il proprio stipendio a carte. A un certo punto si dice, bene, tu giocate a carte, cavoli, abbiamo 50.000 euro di debito. Dobbiamo andare in banca, perché comunque è uno stipendio fisso, andiamo in banca e chiediamo un prestito, non lo so, di 70.000 euro, 50.000 euro quel debito, con 20.000 euro vediamo di recuperare anche qualche cosa. Però cosa ci si aspetta in una famiglia? Che il padre non vada più a giocare a carta a spendere quei altri 20.000 euro. Ma nel momento in cui il padre continua a spendere quei 20.000 euro giocando a carte, dopo un anno, due anni, la banca non ti dà più i soldi, perché dice, cavolo, te l'ho dato, non ti devo ancora sicura che sta ancora debiti, accumulano ancora debiti. Che cosa succede? Un disastro familiare, c'è qualche altra alternativa? No. Ora, nel 2008 abbiamo avuto un grande debito derivante dalla speculazione. Gli stati si sono rifinanziati con altro debito. Nel 2012 molti di questi titoli pubblici e privati a grande scadenza, dite di voi, se nel 2012 arriverà, ci arriveranno gli alieni perché c'è una profezia, arriverà un meteorite, o sarà soltanto un problema della crisi spaventosa per l'Italia nel settore della finanza. Anche quando noi parliamo di problemi di carattere internazionale, rendiamoci conto che le guerre che stanno nascendo adesso derivano tutti da ragionamenti di natura economico-finanziaria. Grazie.